questa parte. Oh, come sei giovane. Io sono Laura. Vieni, vieni. Facciamo piano che Giorgio sta riposando. Io sto mettendo un po' a posto perché Dolores fa solo il minimo indispensabile. Comunque, ho fatto un caffè, lo prendi? Sì, grazie. Okay, allora siediti. Alessandro, vero? Sì. Immagino che tu non sappia niente, nessuno sa niente dei poeti, forse è anche meglio così. Comunque, guarda, lui è nato a Pisa 85 anni fa e poi si è trasferito a Roma negli anni 50 e ha sempre vissuto qui in questa casa, che era dei miei genitori e adesso è mia. Io abito al piano di sopra con mia figlia, vabbè, per modo di dire, mia figlia studia a Londra, quindi non c'è mai. Dovrebbe avere più o meno la tua età, tu quanti anni hai? 22 io. Ecco, 22, allora sì, te devo far conoscere, bellissima, però guarda, una specie di suora t'avviso, cioè studi e basta, sono anche un po' preoccupata. Che c'è? Zucchero? No, io lo bevo amaro. Ah, vabbè, ti senti dormire. Ecco, vieni. Poi comunque io lui devo molto, perché anni fa sono stata molto male, ma malissimo. Cioè, proprio non volevo più vivere. E Giorgio è stato l'unico che è riuscito a starmi vicino. Ah. Tu mica fumi, vero? Un pochetto. Mi dai una sigaretta? Sì. Grazie.